Allora, Presidente, noi abbiamo sottoscritto e naturalmente voteremo favorevole all'ordine del giorno del PD, ma non per complicità politica, così come è stato appena detto dai consiglieri De Priamo e Figliomeni, ma semplicemente perché impegnare la Regione a migliorare la normativa che ci consentirebbe poi di avanzare su tutti i progetti che abbiamo per l'abolimento appunto di questo tipo di servizio è la benvenuta. Poi fa sorridere che proprio i colleghi lamentino l'impegno a collaborare con la Regione quando solo la scorsa settimana avremmo portato in aula almeno 3 atti che ci impegnavano a collaborare con la Regione, non avendo nessun impegno da richiedere a questa amministrazione perché evidentemente non c'è effettivamente contestato nulla in particolare. Quindi, naturalmente, sono d'accordo rispetto all'ambiguità normativa che ha ripetuto il collega Pelonzi e ripeto, voteremo favorevole. Ne approfitto anche per rispondere ai tempi della chiusura del regolamento, che certamente sono tempi lunghi perché ormai siamo a conoscenza dei tempi dell'amministrazione pubblica, però dal punto di vista ambientale, anche con l'assessora Giuseppina, noi abbiamo potuto chiudere, siamo in fase di chiusura, scusate, dei regolamenti del verde, degli orti, del benessere animali, siamo. Siamo. Posso continuare, Presidente? Colleghi, cortesemente. E consigliere Pelonzi, succede qualcosa? Consigliere Angelucci, consigliera Catini. Bene, possiamo riprendere. Prego, consigliere. Consigliera Catini. Ripeto che i tempi di chiusura del regolamento naturalmente sono lunghi, però siamo dopo lunghi mesi naturalmente di lavoro responsabile, direi, in chiusura insieme all'assessorato all'ambiente di regolamenti importanti, quali quello del verde, degli orti urbani, del benessere animale, ma anche tutti quelli inerenti al trasporto pubblico e anche in questo caso relativo alla trazione animale. I tempi sono appunto, dicevo, consapevoli perché abbiamo dovuto tener conto di tutte quelle osservazioni tecniche e anche rispetto appunto alla normativa vigente che ci consentissero di approvare il regolamento senza alcun ricorso che avrebbe comunque aggiunto dei costi per i cittadini. Approvare un regolamento che ci avrebbe alzato di moltissimo la percentuale di ricorso da parte anche degli stessi vetturini non sarebbe stato produttivo e non avrebbe consentito di portare velocemente a termine un regolamento che tutelasse quanto più la salute dei cavalli. Sì, Un voteremo attimo solo, consigliera, favorevole. prima che concluda, così. Allora, colleghi, silenzio in aula, per favore, consigliere Politi. Ci sono luoghi ad hoc per fare riunioni di gruppo, consigliere. È giusto, Un Presidente, era attimo per solo. curiosità dei colleghi. Possiamo far proseguire l'intervento alla collega? Bene. Forse, Presidente, avevo detto che avrei chiuso, invece mi viene da aggiungere qualcos'altro. Dico giusta la perplessità dei colleghi perché si stanno chiedendo forse di che cosa parliamo quando parliamo del regolamento sul trasporto pubblico non di linea, perché non credo che i colleghi lo abbiano ben letto. Innanzitutto hanno citato una richiesta relativa alla conversione delle licenze di cui loro non sono a conoscenza. Ci stanno chiedendo una cosa che in realtà è già presente nel regolamento vigente e che noi peraltro ci portiamo nel regolamento futuro, sempre relativo al trasporto a trazione animale. Non solo, naturalmente loro si chiederanno di che cosa parliamo perché il regolamento attualmente vigente ha ancora le tariffe in lire, Presidente. Nessuno ci ha mai voluto mettere le mani nel vecchio regolamento, quindi è lecita la vostra perplessità anche in questo momento, vi starete chiedendo di che cosa parliamo perché non siete sufficientemente informati ed è evidente. Grazie.